Padre Zoia, questa fabbrica dimenticata, era proprio dimenticata a Castellazzo, poi c'è stato un ritrovamento delle fotografie, il catalogo, le mostre, gli eventi, ha risuscitato un po' di memoria nei castellazzesi in generale o no? No, posso dire questo, che quando c'è stata questa manifestazione l'hanno sentita molto. Difatti, avete notato tutti, c'è stata una partecipazione totale, si potrebbe dire, no? Veramente, in tutti i sensi, sia per l'organizzazione, sia per la partecipazione, eccetera. E quindi sul momento ha suscitato molto, sempre veramente un grande interesse. C'è stata una ricaduta, diciamo così, a Senago, perché a Senago mi ha detto che poco tempo il nome delle vittime di Senago sono state trascritte sul monumento ai caduti della guerra. Dov'è depositato adesso il cimelio storico, cioè il pannello dei funerali? Ecco, il pannello, siccome qua non avevamo un posto decente, anche per conservarlo, perché è un po' andato, l'abbiamo chiesto di metterlo in deposito presso la villa. Ed è là, se non mi sbaglio, sotto l'altare della chiesina della villa. In attesa, così mi ha detto l'ingegnere, no, il Rancigno, in attesa di mettere, quando saranno restaurate tutte le stalle, tutte quelle di fare un qualcosa specifico su questo evento. Ecco, ma prima delle ricerche così era proprio passato nel dimenticatoio, non c'è mai stato nessuno che diceva facciamo una cerimonia. Completamente. No, si potrebbe però tentare, come ho detto prima, per un maggio costellazzese, suggerire all'associazione Vivere Castellazzo in mettere dentro, quando si fa il ricordo delle vittime, inserire questi qua. Quindi il messaggio finale è: rischiamo di far dimenticare ancora la fabbrica. Grazie allora a Bollate oggi che tiene vivo il ricordo. La frase che hai detto prima: era dimenticata prima ed è dimenticata dopo.